Benvenuti ad una nuova puntata di GC in Italia. Vi abbiamo fatto vedere molte biciclette in questi mesi e alcune le abbiamo anche provate. Ecco quindi una lista di quelle che secondo noi hanno cambiato la storia del ciclismo. Giant TCR. Probabilmente uno dei cambiamenti che hanno impattato di più sulle geometrie delle biciclette è arrivato proprio con Giant, con la TCR, che ha deciso di fare un telaio con un tubo orizzontale, non più orizzontale ma obliquo, che scende verso il piantone. Praticamente la bicicletta slooping. In questo modo le taglie non sono più scritte in numeri ma vengono chiamate semplicemente S, M o L, e anche il numero di taglie da fare si riduce molto, perché non è più necessario avere una bicicletta perfetta col piantone all'altezza corretta, ma si può adattare con i componenti. Inizialmente sembravano telai da mountain bike portati su strada, ma poi, soprattutto grazie ai successi ottenuti dalla squadra Onse, divenne standard per quasi tutti i costruttori. Open Up. Considerato il telaio che ha aperto la strada al mondo del gravel con il suo passaggio a catena sfalzata e la possibilità di utilizzare misure di pneumatici differenti. In questo modo si poteva avere un telaio più reattivo e allo stesso tempo usare una gomma più grande se lo si desiderava. Da quel momento molti marchi sono passati a questa configurazione. Che si ami o no, il settore gravel è qui per restare. Brompton. Alcuni potrebbero sostenere che le Brompton non sono vere biciclette. Progettate attorno al 1975 a Londra, inizialmente erano molto diverse dai modelli che vediamo oggi. Sono biciclette pieghevoli che hanno però cambiato la mobilità a due ruote. La Brompton in particolare non è la bicicletta più pieghevole o più piccola o più veloce o più leggera, però combina bene queste qualità facendola diventare la bicicletta pieghevole più utilizzata al mondo e anche la più copiata. Molti hanno cambiato le proprie abitudini lavorative grazie a questa bicicletta, utilizzandola in città in combinazione con i mezzi pubblici. Inoltre è talmente piccola che si può riporre sotto la scrivania in ufficio o in qualche angolino di casa propria. La Colnago del record dell'ora di Eddy Merckx. Nell'inseguimento della perfezione verso il record dell'ora del 1972, Eddy Merckx decise di affidarsi a Ernesto Colnago per la sua bicicletta. Con una combinazione di pezzi raffinati, ingegneria su misure e molti fori di trapano, si arrivò ad una bicicletta dal peso di 5,5 kg che può fare invidia anche a quelle di oggi, spingendo in avanti i limiti per quello che si pensava possibile con i materiali dell'epoca. Cinelli Laser. Questa bici fu ideata e realizzata con l'obiettivo di essere la più aerodinamica mai creata prima d'ora. Negli anni 80 Alberto Colombo disegnò la Cinelli Laser con tubi a goccia e curvi per massimizzare l'aerodinamica. Fu una delle biciclette più costose mai prodotte. Se oggi abbiamo biciclette con freni carenati, tubazioni aerodinamiche e serie sterzo molto compatte, lo dobbiamo alla Cinelli Laser. Cervelo Soloist. Prendendo spunti direttamente da Cinelli e portandolo nel XXI secolo, Cervelo creò la Soloist, la prima bicicletta da strada riconoscibile per le sue forme aerodinamiche. Cervelo ha progettato questo modello interamente all'interno della propria azienda e ha creato un classico moderno, rilasciato nel 2002, portando innovazioni importantissime come il passaggio cavi interno, che ha iniziato subito ad essere odiato dai meccanici ma apprezzato dai ciclisti che puntavano sul marginal gain. Canyon. Nessun marchio ha rivoluzionato il mercato del ciclismo in modo così profondo come Canyon negli ultimi 20 anni. Basti pensare che prima che arrivasse il colosso tedesco non era possibile comprare e scegliere una bicicletta completa senza recarsi da un commerciante, da un meccanico rivenditore. Ora è possibile eseguire tutti i passaggi direttamente dal sito web di Canyon, dove si può scegliere il modello, la taglia e la componentistica, ricevendo poi la bicicletta direttamente a casa. In questo modo Canyon entra nella sfera del commercio al dettaglio, evitando i costi di importazione e distribuzione che tutti gli altri produttori sono costretti ad affrontare. Il risultato è una bicicletta con un rapporto qualità-prezzo davvero imbattibile. Colnago Titanio B-Titan. In qualche modo soffocato dalle restrizioni dell'UCI, Ernesto Colnago a metà degli anni 90 decise di sperimentare nuove geometrie e soprattutto nuovi materiali. La Titanio B-Titan è un esempio di design mai visto prima, con il tubo obliquo sdoppiato in due.
A questa bici però è stato vietato di gareggiare proprio a causa delle sue geometrie. E allora perché pensiamo che abbia cambiato il mondo del ciclismo? Perché ha permesso di ripensare la progettazione di biciclette grazie all'utilizzo di nuovi materiali in un settore dominato esclusivamente da acciaio ed alluminio, e questo ha aperto le porte ai telai in carbonio che usiamo ancora oggi. Bici reclinate. Comparse intorno agli anni 30, prima con 4 ruote e poi con 2, queste biciclette reclinate rivoluzionarono la velocità e le distanze percorribili soltanto utilizzando la propulsione umana. Nel 1933 venne battuto il record dell'ora di Oscar Egg, che resisteva da quasi 20 anni, e l'UCI l'anno successivo prese subito le contromisure restringendo i regolamenti per la produzione delle bici. In questo modo lo sviluppo delle bici reclinate trovò un enorme ostacolo che ne limitò la diffusione fino alla fine del XX secolo, quando cominciarono ad essere costruite in modo sempre più frequente. Il potenziale di queste bici è incredibile, basti pensare al record dell'oro ottenuto con una bici reclinata e carenata di ben 92,432 km e la velocità massima raggiunta in pianura senza utilizzare alcuna scia di 133,78 km/h. La Old Faithful di Graham O'Brien. Infine parliamo di un'icona assoluta degli anni 90, la Old Faithful di Graham O'Brien, costruita in casa proprio da O'Brien utilizzando anche i pezzi di una vecchia lavatrice. O'Brien ha avuto alcune idee geniali, tra cui la posizione in sella. In quel periodo tutti cercavano di allungarsi il più possibile in posizioni simili a quelle di Superman. O'Brien invece capì che mettendo le braccia sotto il petto la posizione poteva diventare ancora più aerodinamica. Sono stati condotti dei test ultimamente da Enduro, un'azienda che produce vestiario per il ciclismo, e si è visto che la posizione di O'Brien è in assoluto la più aerodinamica possibile su una bicicletta tradizionale, quindi non reclinata. O'Brien, grazie a questa posizione, nonostante non avesse un motore eccezionale, riuscì comunque ad aggiudicarsi per 2 volte il record dell'oro negli anni 90. Bene, queste erano 10 biciclette o aziende che secondo noi hanno cambiato la storia del ciclismo. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, se magari volete aggiungere un'undicesima che secondo voi è particolarmente importante per la storia delle due ruote. Mi raccomando, mettete un bel like, continuate a commentare e seguirci sui nostri canali. Ciao!